Ciao a tutte ragazze! Allora, questo è un video per mettere a paragone due basi per ombretto che ho comprato più o meno in tempi diversi. In realtà era proprio una prova su strada che intendevo fare. Il trucco che ho realizzato, l'ho realizzato apposta, vabbè, per tenerlo su tutto il giorno. Quindi questo sarà un video per vedere poi come si comportano queste due basi per ombretto che ho messo alla prova. Allora, le basi per ombretto che stanno facendo questa gara sono una low cost che avevo già fatto vedere perché ho già da diverso tempo, di cui più o meno so già cosa pensare, so già cosa, insomma, cosa fa, cosa non fa, cosa ne penso. E questa invece che ho messo alla prova meno volte rispetto decisamente a questa della Essence. Allora, questa qua è la I Love Stage di Essence contro questa che non è assolutamente low cost perché è la Stay Don't Stray di Benefit. Questa, come sapete, ha una doppia funzione, quindi è un po' più è una base per ombretto diciamo, è una base per ombretto e anche per correttore, perché può essere usata sia sopra che sotto per andare a fissare poi successivamente il correttore. Poco più di 3 euro contro credo qualcosa, adesso io non ricordo perché credo di averlo rimosso quello che io ho pagato questa base. Ho deciso di metterle alla prova perché da una prima prova di questo sinceramente non sono molto molto soddisfatta. Allora, ho deciso di dare ovviamente una serie di possibilità e quindi stasera quando girerò nuovamente la continuazione di questo video vedremo come si saranno comportate nel corso della giornata. Ho fatto volutamente un trucco un po', insomma, intenso sugli occhi, su quest'occhio ho messo la base della Essence, da questa parte ho messo questa qua di Benefit, quindi le prove sono queste due qua. Come trucco ho utilizzato queste due palettine, quindi la parte diciamo interna, quella più chiara, sono andata con questa palettina dell'Astra che ho trovato in un banco, no, non ho trovato in un banco, ho trovato in un negozio che oramai sta svendendo e sta togliendo tutte le cose dell'Astra. Questa era una rimanenza, l'ho pagato circa 4 euro, e questa è la numero 05. E invece, vabbè, sulla parte esterna ho voluto provare questa palette della Kiko della collezione Lavish Oriental. Il colore è la 04 Posh Steel Blue ed era quella, insomma, una di quelle con i colori un po' più, insomma, un po' più elettrici, un po' più vistosi. Devo ancora capire un po' questa palette perché ha dei colori che sinceramente da asciutti noto che siano un po' poco scriventi. Sono più visibili da bagnati e difatti io parte esterna, diciamo, sono andata con la parte grigia di questa palette, utilizzata bagnata con questa spugnetta e poi sono andata a sfumare il colore asciutto con il pennello da sfumatura. Invece, diciamo, la parte verde azzurra, ho giocato più che altro con questa palettina qua. E poi vabbè, come punto luce sono andata con questo qui che è il colore numero 25 di Sephora, che è un semplicissimo color panna opaco che io sto usando tantissimo per le sfumature, per sfumare meglio i colori e insomma per andare col punto luce soprattutto sull'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno. E vabbè, poi matita, mascara, vabbè, sto usando questo qui per finirlo, l'Essence Multi Action che ce n'è ancora un pochino. E per il momento, ragazzi, è tutto. Ci vedremo questa sera e vedremo come si comporteranno queste due basi on the go, sulla strada. Va bene, ci vediamo a presto. Ciao! Ok, allora, ragazze, rieccoci qua. Sono passate all'incirca 4
quasi 12 ore da questa mattina. Questa mattina, in realtà era già mezzogiorno e qualcosa, adesso sono le 11 e mezza passate, quindi siamo quasi verso la mezzanotte, quindi ci appropinquiamo alla 12ª ora. Allora, cosa dire di questo? Io adesso mi ricontrollo, vorrei riavvicinarmi, cioè, a voi per farvi vedere il risultato, che però non so se si vede se io mi avvicino troppo. Allora, vi dico cosa io vedo. La palpebra con la base della Essence, che sarebbe questa qua, si è comportata come più o meno già immaginavo che si sarebbe comportata, perché, come ripeto, questa base l'avevo già provicchiata diverse volte. Allora, verso il centro qui il colore ha perso di intensità, non ci sono segni di ombretto andato proprio nelle pieghette, non c'è questo effetto vero e proprio, però poco ci manca. Il difetto di questa base è che comunque con l'andare del tempo fa perdere intensità un po' al colore dell'ombretto. E poi nella parte centrale il colore quasi è proprio sbiadito. Da questa parte, idem, nel senso che il colore ha tenuto un po' di più rispetto a questa parte, però devo dire che è un risultato che non mi soddisfa assolutamente, se consideriamo che questo prodotto, che lo Stay Don't Stray di Benefit, non dimentichiamo che, se non ricordo male, io adesso l'avrò preso sicuramente con uno sconto, ma se non ricordo male costa quasi come due confezioni di Primer Potion di Urban Decay, e se non due, poco ci manca, una confezione e mezza. Sono veramente delusa, non sono decisamente soddisfatta della base Essence, già diciamo me l'aspettavo, ma da quella della Benefit, insomma, sono un po' delusa. Mi aspettavo un risultato che anche alla 12ª ora, sinceramente, fosse quasi come un effetto di ombretto appena messo, come la Primer Potion Urban Decay invece fa, perché il colore rimane bello, rimane vivo. E qui devo dire che non è esattamente la stessa cosa, cioè si vede comunque cioè un ombretto che comunque è stato messo diverse ore fa. E se lo tenessi su un po' di più, secondo me arriva anche a segnare un po'. A segnare un po' la palpebra, sicuramente. C'è anche una traccia di colore che, diciamo, tende a sbiadirsi verso il centro della palpebra, lo vedo, e un leggero effetto segnato io lo vedo, anche se, ripeto, non è proprio un ombretto andato nelle pieghette, ma poco ci manca. Adesso che guardo meglio questo effetto quello, diciamo, della palpebra con invece l'I Love Stage della Essence, è proprio veramente un effetto penoso. Però dopo 12 ore, e considerando che questa costa 3 euro, voglio dire, glielo perdono molto di più rispetto al risultato di questo, sinceramente, che devo dire non mi soddisfa appieno, ecco. Va bene, ragazze, questa era la prova su strada di queste due basi per ombretto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e buonanotte!